Benvenuti. In questo breve video volevamo aggiornarvi su un progetto europeo al quale il Comune di Cento sta partecipando come partner. Si tratta di un progetto finanziato dal programma URBAT dell'Unione Europea, che si chiama Active Citizenship, cittadinanza attiva. Lo scopo è quello di lavorare insieme ad altri comuni, come il nostro, in giro per tutta l'Europa, per costruire processi di cittadinanza attiva più partecipati, più aperti alla cittadinanza e più condivisi. Un obiettivo sicuramente molto ambizioso, ma vale la pena provarci. Io sono Francesco di Resistenza Terra e come altre associazioni faccio parte del gruppo locale centese che sta lavorando da qualche tempo a questo progetto. Oggi siamo qui per raccontarvi come ci immaginiamo il nostro comune fra 10 anni. La prima visione del futuro che vogliamo proporvi riguarda la costruzione di ecosoluzioni per la città insieme ai cittadini. Nel 2030 il Comune di Cento avrà predisposto e strutturato un servizio di sportello aperto ai cittadini per facilitare la creazione e lo svolgimento di percorsi partecipati, garantendo un monitoraggio costante delle diverse fasi operative, fuori e dentro gli uffici comunali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i cittadini, un luogo importante all'interno del quale poter confrontare idee e far nascere nuove progettualità. Avrà un respiro più ampio rispetto alle turnazioni politiche della città, in modo da garantire una continuità dei lavori e non dipendere così dai cambi di amministrazione politica. L'elefante che vedete è per sottolineare l'importanza della memoria storica. È importante ricordare i passi fatti tenendo traccia dei progetti realizzati, permettendo in questo modo di non ripartire da capo ogni volta, ma garantendo uno svolgimento progressivo sempre più consapevole. L'amministrazione comunale sarà maggiormente formata e predisposta ad accogliere e gestire percorsi partecipati, fornendo un aiuto operativo per la buona riuscita delle iniziative proposte. I cittadini di Cento, in particolar modo i ragazzi e le ragazze, avranno acquisito una maggiore consapevolezza del ruolo e del lavoro svolto dall'amministrazione comunale. Ciò permetterà loro di relazionarsi in modo costruttivo con il comune, per proporre soluzioni utili a tutta la cittadinanza, rispondere ai bisogni più sentiti e offrire nuove possibilità di azione. Per questo l'educazione e la formazione avranno un ruolo fondamentale. Il coinvolgimento attivo delle scuole giocherà un ruolo chiave per educare i ragazzi e le ragazze alla pratica della partecipazione. Nel 2030 ogni cittadino centese avrà la possibilità di prendere parte ai tavoli di lavoro appositamente strutturati, ciascuno dedito a un argomento o tematica alla quale dedicherà parte del suo tempo libero, per cercare di promuovere e difendere ciò che lo riguarda. Tutto questo contribuirà alla costruzione di una città attenta e reattiva, pronta a proporre idee e soluzioni nei diversi ambiti, a modificare il suo modo di agire e capace di evolversi con il tempo e con le tematiche più urgenti e sentite. Speriamo che questa visione possa davvero realizzarsi. Ci sarà tanto da fare e il Comune di Cento dovrà impegnarsi molto, ma sarebbe davvero bellissimo questo 2030, vero? Il gruppo centese di Urbact è all'opera per realizzare passo a passo, nel proprio piccolo, questa visione. Se vuoi vedere le altre visioni che abbiamo sognato, guarda il link in descrizione. Metti mi piace nella pagina Facebook del Comune di Cento e consulta le pagine del sito riguardanti il progetto Urba. Se invece vuoi partecipare attivamente a questo progetto, scrivici. Trovi tutte le informazioni nel link in descrizione qui sotto.